mia rivelazione, ne è morta una pochi giorni fa, lui ha fatto necrologio personale sull'Osservatore Romano, quindi il movimento, questo me l'ha anche confidato Francesco Cossiga, non molto prima di morire, è molto vicino al Papa e a Ratzinger. Ecco, sul piano politico lo scenario è molto più composito, perché c'è stato un momento in cui Formigoni sembrava l'erede, il delfino di Berlusconi, sembrava colui che doveva prendere in mano le redini del polo della libertà. Poi questo rapporto non è cresciuto, non si è sviluppato quanto ci si attendeva. Però tuttavia CL, come vasta area che trova dei riferimenti in tanti partiti centristi e in tanti mondi, potrebbe esprimere anche un tecnico, anche una figura che si facesse carico delle sue istanze. E chi pensi? Ma potrebbe essere un tecnico, anche lo stesso Tremonti potrebbe essere una figura. Tremonti è vicino al CL? Tremonti si è avvicinato progressivamente nel tempo molto al mondo cattolico, determinate cose come 5 per 1000 sono state studiate sia da Tremonti, ma la stessa CL, lo dice anche il presidente della Compagnia delle Opere Bernascio, ne rivendica l'ideazione, quindi su molte tematiche, diciamo di federalismo, sussidiarietà, aiuto al privato cattolico, ci sono molti punti di vicinanza favoriti anche da questo rapporto con la Lega, che inizialmente non era buono, poi è migliorato. Per parlare ancora più chiaro, Pinotti, tu nel capitolo dedicato a Formigoni, dal titolo, attenzione, il futuro di un leader, che già dice molto il titolo, lo vedi come premier saldato con la Lega Nord, la parte più popolare, insomma, della Lega Nord in un dopo Berlusconi. Quanto è probabile questo scenario? E a quale distanza temporale? Ma diciamo che sicuramente ci sarà un discorso, diciamo, di saldatura al nord molto importante. Oggi un editoriale molto acuto di Dario Di Vico sul Corriere della Sera parlava di secessione sottile, di secessione lenta, ed è quello che sta avvenendo al nord. Il nord, attraverso anche il federalismo fiscale, se verrà attuato, creerà a poco le condizioni per una secessione di fatto, che sarà nei dati dell'economia, che sarà nel fisco, che sarà nei bilanci delle regioni, perché chiaramente il federalismo fiscale farà esplodere i bilanci della gran parte delle regioni italiane, a parte quelle del nord. Quindi è naturale che ci sarà lì un sommovimento,